L'ASPE di Palermo è stata la prima azienda sanitaria territoriale dell'Italia centro-meridionale ad aver ricevuto nello scorso mese di aprile il riconoscimento dall'UNICEF di azienda amica dei bambini proprio per aver promosso, favorito e diffuso l'allattamento all'esseno. Questa mattina all'ospedale Ingrassia si è svolto un incontro multidisciplinare al quale hanno partecipato, oltre al direttore generale dell'ASPE Antonino Candela, il direttore sanitario aziendale Giuseppe Noto, il direttore del Dipartimento Salute della Donna e del Bambino Massimo Petronio ed il prefetto di Palermo Francesca Cannizzo. Io vorrei innanzitutto cominciare con un ringraziamento a chi ha pensato e organizzato questo momento, perché fa un po' la sintesi di quello che è il rapporto che questa struttura sanitaria tiene quotidianamente con i propri utenti e costituisce un momento di riflessione affinché si possa rivalutare quello che è la funzione insostituibile dell'allattamento materno, perché il rapporto madre-bambino, che poi è neonato, poi diventa bambino, adulto, cittadino, è fondamentale. E quindi veramente grazie di cuore a chi ha pensato e voluto questa iniziativa. L'ospedale, tra l'altro, molto attenzionato per alcune vicende che sono successe nei giorni scorsi, che oggi invece si apre alla città per una stazione di gioia e di speranza. Ma le vicende che hanno interessato l'ospedale sono state oggetto di una valutazione attenta, come era doveroso, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e ovviamente anche per questi accadimenti il rapporto con la Procura della Repubblica è molto stretto. Però appunto siamo in presenza della vita di un ente, dove ci sono degli episodi che vanno attenzionati per il loro portato sicuramente negativo da parte di chi lo compie, per i riflessi che hanno sulla struttura, e poi ci sono anche questi momenti di apertura che all'interno di una cornice di festa vogliono però richiamare l'attenzione su temi di vitale importanza. In occasione della settimana mondiale dell'allattamento materno, oggi abbiamo attivato un ambulatorio, un ulteriore potenziamento dell'offerta sanitaria. L'ambulatorio l'abbiamo chiamato Allattiamo Insieme, è un ambulatorio per sensibilizzare e promuovere l'allattamento materno. L'allattamento materno è una priorità di salute pubblica. Non solo l'ospedale Ingrassia, ma l'iniziativa coinvolge tutta la rete consultoriale. Quali sono i numeri dell'assistenza alla donna e al bambino nell'ASPE di Palermo? Sì, ricordiamo che questo ospedale Ingrassia ha registrato oltre 800 parti l'anno scorso, che l'azienda sanitaria provinciale con i suoi ospedali di Termini, Partinico, Petralia e Corleone ha registrato complessivamente oltre 2000 parti, e ci abbiamo una rete di consultori familiari che addirittura l'anno scorso ha dato assistenza a 7.387 donne.